Luca, un primo tempo dove di fatto hai segnato 3 o 4 gol, una ripresa diciamo dove hai fatto ferie nel contesto di una partita che ci ha portato un punto. Sì, non abbiamo fatto bene il primo tempo rispetto alle altre due partite, questo ce ne dobbiamo rendere conto, perché comunque era una partita importante, sono tutte partite importanti, però sapevamo che comunque giocavamo contro una squadra che aveva voglia di mettersi in mostra, la prima in casa dopo tanti anni che non facevano la Serie B, ci hanno messo secondo me un po' troppo in difficoltà, siamo stati bravi a riagguantarla e prendiamo questo punto che ci dà, non dico serenità, però insomma, perderla sarebbe stato veramente un problema, quindi ripartiamo già da domani per lavorare e vedere di affrontare, cominciare a fare il bottino pieno. Anche perché poi si è servita da lezione, no? Questa partita, per capire appunto com'è l'ambiente, soprattutto per certe situazioni e soprattutto contro certi avversari quando bisogna abbassare la guardia. Un po' Cristiano questo l'aveva previsto, cioè con la concentrazione massima e speriamo che arrivi. No, ma noi non ci possiamo permettere di abbassare la guardia contro nessuno, perché nel bene o nel male, anche se ci chiamiamo Livorno, siamo una neopromossa, quindi anzi dovremmo essere noi a tenere la concentrazione sempre a mille, eventualmente gli altri a sottovalutarci un attimo, quindi credo che sia stato proprio un problema legato al fatto che forse dal punto di vista del calcio nelle prime due partite abbiamo fatto anche bene. Però ci sono partite e partite, questa è una partita da giocare col coltello fra i denti, ce l'avamo detti, diciamo che il secondo tempo l'abbiamo fatto, il primo no. Senti, tra 3 giorni c'è un'altra partita, il tuo ginocchio sinistro è abbondantemente fasciato, come siamo messi? No, vabbè, adesso è una fasciatura precauzionale, perché c'è un impacco e da valutare, purtroppo è successo anche a Fazzi nel riscaldamento, siamo rimasti piantati su un campo che obiettivamente, ma questo non deve essere un alibi, solo una spiegazione dell'infortunio, e il campo era un po' infame da questo punto di vista, spero che non sia, è un po' gonfio, però ora magari l'unico problema credo che il fatto è che giochiamo comunque tra 3 giorni, quindi adesso riposo, domani quando arrivo al campo vedo un attimo. Grazie.